qua. Ciao, zio. Ciao, Teo. Come stai? Ma te come stai? Ah, io bene. Vado a scuola. E lo sai dove ti portiamo oggi? Indovina un po', a mangiare i passatelli al potere. Ma sì, ma sì. E contentami, fratello. Guarda chi c'è. C'è anche il babbo. Sì. Bello. E mi fiol. Dai un bacione al babbo. Ma cosa fate qui? Sta meglio, no? Ma io è normale. Cresciuto, fa la quinta, sì. Signor Teo, e lui come sta? Ha preso una sbornia. Come va, Teo? Io sto bene, anzi meglio. Bravo, bravo. Mamma, le paste? Sì, ce l'ho qui. Zio, la mamma c'ha le paste. Mento? Beh, torniamo prima di sera. Questo è il posto di Aurelio. Il fumo della mia città. Grazie. State meglio. Mettiti qui vicino al babbo. È ancora vivo Don Passaglia? Ma Don Passaglia è morto da 10 anni. Le un pesclande. L'anno scorso è da vivo. Quello era Don Amedeo. È morto anche Don Amedeo? No, Don Amedeo è vivo. Appunto, quello che dicevo io. L'ho visto l'anno scorso con un vaso di fiori in mano che camminava, camminava. Chissà dov'è che andava, Teo a 8 anni l'aveva una gran testa. Vedi, Aurelio, te non te la devi prendere. Matteo era molto più intelligente di te a scuola. Era più intelligente a tutti. Ma sì, non ho mica nessuna difficoltà ad ammetterlo, è la verità. Anche adesso lo è. Stai bene con noi, Teo? Zio, laggiù c'è il mare. Guarda, è una riga blu. Babbo, posso guidare il cavallo? No. Ma che ci so fare qui allora? Dai, fammi guidare. E poi sarebbe la prima volta che si vede un cavallo guidato da un somaro. Ma se passiamo di là non facciamo prima. È una stradaccia. Ci sono delle buche come delle trincee, ci andiamo dentro con tutta una carrozza. Cosa c'è? Qualcosa che non va. Fantastica. Perché portate quelli in tasca? I sassi. Ma i sassi pesano, no? Ma sono molto belli i sassi. Sì. Arce! Ferma, Tino, ferma, ferma! Perché? Cosa dici? Ma c'è adesso? Teo deve fare un goccio d'acqua. Se ha bisogno. Attento a scendere. Anche te. Beh, ma perché? Oh, fa presto, nonno, che io ho fame, eh? E vade mi va, diceva così. E campesen, bisogna pisse spesso come i cani. Per camparsano, bisogna pisser spesso come il cano. Merda, che meraviglia, Teo. Ah! Simpatica sta cavallina, quanti anni c'ha? 3 anni e 2 mesi. Ha solo un vizio. Non può sentire il fischio del treno. Sì. E io, viva la Madonna, che faccio sempre servizio di stazione. Faccio certi salti mortali per tenerla ferma. Ma che cosa gli dai da mangiare? Un bel piatto di cappelletti. Ma che fa? Non ti sei sbottonato i pantaloni? Babbo, non ci sono pisciato addosso. Boiatela. È normale, ha detto che è normale. Non si è sbottonato i pantaloni? Non si è scordè e si è dimenticato. Dite la vera. Il mare di qui sembra una riga blu. Lunga! Zio, ma ti sei pisciato sotto! Sta zitto! Non si è aperta la bottega! Non importa, Teo, vi faremo cambiare al casolare. Oh, sì, sì. Zitta! Zitta! Vieni qui, che mi butto sotto le ruote! Sta seduto lì! Assassino! Rovello, che faccio? Andiamo avanti? Sì, va! E anche oggi abbiamo mangiato. Andiamo con Minghino a vedere la fonte. Ah, ma va bene. A me stacchi qui con mio figlio Teo a berci un bel bicchiere di vino. Ma volentieri. Però il bicchiere di vino basta. Sapete cosa faccio? Una dormitenda. Di qui. Ah, bravo. Qui all'ombra ti fa bene. È bello, l'uomo, Teo. E anch'io sono così. Ogni volta che vedo un uomo resterei lì a guardarlo per delle ore.
Io mi domando delle volte come fa la natura a tirar fuori delle cose così perfette. Caro, ma la natura l'ha fatta Iddio, mica un ignorantone come te. Ma a fare le pugnette, te vai. Allora, ti ritrovo qui. Mi raccomando a voi, babbo. Michino, quant'è lontana? Come la fai a casa? Quant'è lontana questa ponte? Zio, sta a vedere, l'indormio. Dormi, dormi. Oliva! Oliva! C'è un rospo qua, somiglia a Don Balosa. Vai, bello? Com'è? Mondiale. E non è traditore. Questo lo mettiamo qui, è una buona idea. Ah! Cosa che sai? Ora tu a tuo capire te, delinquente! Buon favore! Papà! Cosa vuoi? Oddio! È salito sull'albero! Ma che cosa dici? Cosa strilla? Non ho capito. Oddio! È salito sull'albero! Voglio una donna! Vado a prendere adesso una donna, figlio mio. No, no, comunque donna tu ti prendi. Oddio, Teo, guarda dove è andata a finire. A voi una donna! Eccolo su, babbo! Teo, ci sono i nidi lassù. Dai, Teo, scendi giù, no, che ti puoi fermare. Cosa fai? Ti va a prendere una scala. Ma cosa facevate così che state attenti? Come fate ad andare a finire su quell'albero? Babbo, vado su a prenderlo io. A te ti do un cazzotto in testa che ti faccio fare un buco in terra. Voglio una donna! Ma come ha fatto ad andare fin lassù? Ma se casca si sfracella? Miranda, Miranda, chiuditi in casa te, non cominciamo a fare il teatro. Il teatro? Voglio sapere come ha fatto. Stavamo bevendo un bicchiere di vino. E allora? Con lui qui, continua. Bravo. In un momento. Aurelio, chi l'ha visto? È schizzato su come un gatto. Teo, ma cosa fai? Ti risassi testa al tuo babbo. Teo, senti giù. Basta adesso. A mamma. Aurelio, ma dai, non fare così anche te. Teo, senti, lo vedi che tuo fratello sta rabbia? Moccio, venite giù, su. Voglio una donna! Beh, ma è un bisogno più che normale. C'ha 42 anni. Oh. Sì, ma quello casca, eh. Ma io, a 42 anni... Hai voglia? Ma adesso basta, scendi giù. Senti giù, Teo! Ah! Ma il colpo, zio, l'hai preso in testa, bravo! La testa! Hai fatto 100! Adesso vengo su io! Ma meno lo tirare, Ci portiamo a casa gli uccellini! Ma che roba è! Ma ci vuoi ammazzare tutti! Adesso vengo io! Sì, signore! Guarda che se mi prende a me va a finire male! Che briscola, madonna! Cioè, questo è un assassino! Contrai un colpo in tiguaio! Voglio una donna! Cosa faccio adesso? Cosa faccio adesso? Una pugnetta mi faccio! Sono un patacca! Allora si va a casa! Tino! Dai, Tino, attacca il cavallo che ce ne andiamo! Presto, andiamo a casa, tutti, partiamo, a casa! Ma signor Aurelio, lo lasciate lassù? Sì, signore, lo lasciamo lì, attacca il cavallo, andiamo! E vabbè, come volete voi! Babbo, Tito, chiama la mamma! Dov'è la mamma? Lo lascio da sopra! Ci sta benissimo lassù, andiamo, voglio andare a casa! Ma è mio figlio, Aurelio, sta a sentire! Voglio una donna! Miranda! Andiamo via! Scendi giù! Babbo, venite via! Ma è malato! Facciamo finta, muovetevi! Aurelio, senti, mandatemi giù a me, ci parlo io. Lo porto giù, vedrai. Miranda! Miranda! Miranda!
Portate su in carrozza, tutti! Aurelio! Andiamo subito! Cosa fai? Su, venite, dai! Non ha mai fatto così! Oh, Dio, te cosa fai? Rimani lì, noi ce ne andiamo, sai, è tardi. È quasi notte. Poi non c'è nessuno che ti porti indietro. Vuoi restare lì? E va bene, ciao! Se gli tirassi un con schioppo, forse... Teo! Venite giù! Teo, viva la Madonna! Senti giù, sì o no? Scendi! Guarda che devo via, sai! Vai! Teo! Venite giù! Ciao, Teo! Ciao, Teo! Vai, oh, ciao, lo si tende a tutti oggi. Via, montate su tutti! Tutti giù! Giù dalle palle! Che facciamo, babbo? Non fate domande di nostre, cosa piangi tu? Ma tutti giù! Dino, te corri all'ospedale, vai a chiamare gli infermieri e corra subito che mi butti nel posto, se no! Che sei da piangere? È tutto da ridere, è tutta una comica! Senti, Miranda, poveretto. Vi sentite meglio? Voglio una donna! Voglio una donna! Non lo posso più sentire, non lo posso più sentire, fatelo star zitto, basta! Babbo! Cosa vuoi? Vada a chiamare la Volpina. Babbo, guarda! Mamma, sono arrivati. Buonasera, dottore. Ma che è successo? Sta sull'albero. Per posto, aria fina. Ma è tutta roba vostra. Ah, dottore, cosa dici? Una casina. Non c'è cuore che lassù. Dove? Lassù, adesso non si vede perché in mezzo alle foglie. Ma che gli avete fatto? Niente, lava, tirava i sassi. E deve andare avanti così tutta la vita, dottore. Non lo so. La monaca nana, mamma! Una maledizione per lui, per noi. State calmo, ci pensa lei. Stai a prendere il fresco? Posso prenderlo lei? Oh, ti do il mandavon? Penso che non vedo che sono tipo tachedi. Oh, ciò che forza, mamma, lo fa venire giù. L'ha fatto scendere, mamma. È tutto contento. Teo, Teo. Eccolo qua. Beh? Ti sei rimessa a fare un'altra volta il biribaccione, eh? No. Come no? E lassù che c'è facendo? Contava quanti ossi c'hanno i figli di sta stagione. Dove era te? Va a casa, va a casa. Sì, sì. Portatela a casa. Che ci volete fare? A certi giorni è normale, a certi no, come tutti noi del resto. Ciao, zio. Oh, titta. Ciao. Sta bene, eh? Ci vedeva il paese di Gigino di lassù. Quanto tempo è che non lo vado a trovare? Tra le 11 e mezzanotte. Sì, con la barca di Chiedetta. Ninta piano. C'è te, ci fuma i oli. Oh, pensa cosa fanno sotto a carico così. Thank you.
perché non lo vedo. La gradisca! Io la gradisco! Hello, sister! E qua è il nostro piroscafo. Accomodatevi. Oh, you wonderful gradisca. Ma dove va tutta questa gente? Dove va tutta questa gente con fuori subuglie? L'anguria urla! Ce l'ha piazza! Oggi è un'importantissima giornata per il nostro paese, per la nostra terra. Ma no, ma non so, ma non so, ma non c'è niente. San Pazzinca scattrappa un po' di d'ora. Dirvelo, ma non lo posso dire, perché grazie che trattasi di una cosa sospeso, dove va tutta questa gente? Verso il mare adesso! Non rompere! No, ma abiscese. Ma le abiscese. Professore, quanti chilometri passa? 8, ma grazie al signor Galileo, prima a 400 metri. No, è come se ci venisse addosso. Avvocato, quanto peserà? Per me 2 volte e mezza il Grand Hotel. 2 volte e mezza il Grand Hotel più l'Arco d'Angusto. Sul mare! Vai! Venite dal mare! Tu passi, è il tuo fato, io seguo. Nei flutti, guardando la scia, luccica. Chi sei? Gigino, metti più vicino alla mamma. Signore, si mette più attaccata a suo figlio. Ecco. Oh, ragazzi, ci sono le correnti gelate. Mi hanno fatto diventare le palle come 2 fagioli sfritti. Non sei venuto a nuoto dalla riva? E da dove, allora? Stile libero. Voglio ballare con te tutta la noce così. Il terzo giorno vado là con la mia barchetta, faccio il solito fischietto, detto. Risalta fuori il delfino Ino, mette la testa sulla barca, mi guarda e mi dice: mamma. Mo va la torre. I delfini sono intelligentissimi, l'ha detto anche il mio dentista. Guarda quante ce ne sono, oh. Milioni di milioni di milioni di stelle. Ostia, ragazzi, io mi domando come cavolo fa a reggersi tutta sta baracca. Perché per noi, dico così per dire, in fondo è abbastanza facile, devo fare un palazzo. Tot mattoni, tot quintali di calce, ma lassù, viva la Madonna, dove le metto le fondamenta, eh? Sono mica coriandoli. Miranda, che fai, dormi? Rispondi. Hai freddo, vuoi la mia giacca? Cosa vuoi? Avanti, prendi la giacca. No, non la voglio. Dai, mettetela sulle spalle, se no sai che solfa che fai se ti raffreddi. Non ti conosco. Ma dobbiamo stare qui ancora molto, è l'una. Ma che ne so, avevano detto verso mezzanotte. Poi anche se tardo un po' sta venendo dall'America, oh. Tu, tu, han detto tutto l'intercù, tutto qua. È un amico, Ti ha fatto gli auguri. E ogni volta mi sono illusa. E invece finiva tutto subito. E così. Ma lo sai quanti anni c'ho? 52. Oh, non mi vergogno mica a dire la verità, sai. Anzi, dico sempre qualcosina in più. 30 anni. Sorprendente, Maitali. E sono ancora qui che aspetto. Pensavo 27 anni. Ora è un incontro di quelli lunghi che durano tutta una vita. Vorrei avere una famiglia io, dei bambini, un marito, per scambiare 2 parole la sera, magari bevendo il caffè latte. E poi qualche volta fare anche l'amore, perché quando ci vuole, ci vuole. Ma più che l'amore contano i sentimenti. E io ne ho tanto di sentimento dentro di me. Ma chi lo do? Chi è che lo vuole? Ma che fai? Ti metti a piangere quanto esce. Ma ha visto? Piange. Piange perché la ragazza è delicata. Vieni qui che ti do un bacino. Oh, yes. Va là che ci sono qui io. No, ragione invece, perché siete tutti in una massa di non mazzarone. Piangere, cara. Ecco.
ecco. Che roba. Non si vede proprio niente, oh. Ah, ma io mi attacco qui al muretto. Soltanto nel 22 c'è stata una nebbia così. Oh, 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 piano, ferma! Chi sono io? Qui c'è un uomo qui! Quando vengo a nascere... Guarda! Gina! Gina! Ma dov'è che sono? Mi sembra di non stare in nessun posto. O se la morte è così, non è un bel lavoro. Sparito tutto. La gente, gli alberi, gli uccellini per aria, il vino. Te cool! Tino! Mi sono perduto, non trovo più la mia casa. Dov'è che sono? Ma come dove siete? Siete davanti a casa vostra. È lì. Grazie. Yeah. Ma dove vai con sta nebbia, di? Alla scuola. Ciao, nonno. Ma guarda. Stato in Norvegia, due donne belle, grandi.
Esi, esi! Fave, Belose, Lupini, Bruscolini! Conosciuto in quel di Monza. Permesso? È chiuso. Posso entrare, signorina? Buonasera. Cos'è che vuoi? Una nazionale. La posso aiutare, signorina? Ma sta buono che non gliela fai. Ma come non ce la faccio?
Io posso alzare anche 80 kg. Una volta ho preso in braccio anche il mio babbo. Questo è da ridere. Ma perché no? Lei quanto pesa? Ma non lo so. Sì. Su, bevi, che ti fa bene. Cota, ma... No, deve essere così. Aiaio, mamma. C'è una mosca, mamma. Ma dov'è la mosca? È lì. È là. Era lì. L'unica casa che c'è mosca anche d'inverno. Mamma. Dai, il babbo come avete fatto? Ma far che cosa? Che vi siete incontrati, poi siete voluti bene, poi siete sposati. Ma che storia è questa? E poi chi è che si accorda? Tuo padre non è uno che fa tante mosse, lo sai. Lui faceva il manovale a Saludeccio e i miei che avevano un po' di soldi non è che lo vedevano di buon occhio. Anzi, beh, insomma, siamo scappati di casa senza dirne tanto né quanto. Il primo bacio, quando è che ve lo siete dati? Ma che razza di discorso tiri fuori adesso? E poi non so neanche se ce lo siamo dato. La prima volta che ci siamo visti, lui si è cavato il cappello e basta. Che era il massimo che poteva fare. Sai, ai nostri tempi non è come adesso, che se ne combinano di tutti i colori. Ma io non combino proprio niente, mamma. È sotto che sei sudato, su. Ecco. Cosa vuoi combinare, te che hai ancora i calzoni corti? Già, anche ce li ho corti. Allora fammeli lunghi anche a me, come l'altro che ce li ha. Ma chi è quest'altro? Gina? Lei mi ha detto non guardarmi più i bigliettini. E ci ho detto perché? Signora. Prendi la bicicletta e vai a dire al dottore se viene prima. Sì, signora. Si faccia dare un'occhiata anche lei, mi ha messo uno spavento l'altro giorno. Vai, vai. E invece io i bigliettini glieli mando quando mi pare, ecco. In Africa. Divento dottore e vado in Africa. Sì. Così si impara quella lì. Sì. È vero, Nevica! Bello! Professor Tighetta, tu! Che gioia! Si continua così, non andiamo a scuola per 3 giorni! Guardate i monti laggiù, sono tutti bianchi! Ragazzi, andiamo a vedere le neve sul mare! Monché, questo è acquaticcio, non attacca mica. Va via! Vuole dei coglioni! Mi passe.
peggio ancora, oh. Il quadradec era un peccoglioni, boia d'un vegliac. Questo sarà ricordato come l'anno del nevone. Se escludiamo l'era glaciale, è la prima volta che qui al nostro borgo nevica così abbondantemente. Un metro e no... Questo deve essere stato un ragazzo, non è stato lui. Come dicevo dunque, furono eccezionali i seguenti anni, 1541, 1694, 1728, 1888, quando, fatto più unico che raro, nevicò il 13 luglio. Come sta la tua mamma? Adesso sta meglio. È ancora all'ospedale, ma il dottore ha detto che è fuori pericolo. Sono contento, poverina. Ricordati di salutarla per me quando vai a trovarla. Va bene. E buona era tua mamma. La mi dava sempre. Minestra. Cirini. Buona. Mamma! Ciao, Miranda. Come stai? Ti ho portato i garofani. Grazie, come stai? Ciao, Aurelio. Oh, che belli. Mi ero messo un po' alla finestra, ma adesso torno a letto. Però sto bene oggi. Che bel colore. Hai caldo, mamma, con questo? Grazie. Metto qui. Avete mangiato? Abbiamo mangiato, sì. Sì, sì. Fai sempre arrabbiare il babbo, te. Quello lì mi dà certe tosse nella testa, mamma. Va a finire che è divento scemo. C'è un bel giardinetto qui dietro, eh? Non lo sapevo. Ma dimmi, sembra tutto fiorito. Mamma, nevica ancora. In un certo senso sei fortunata, Miranda. Perché questo è proprio il tempo che si sta bene a letto. Stanco, poveretto, quando torna a casa la sera. Ha lavorato tutto il giorno. Sì, sì, ma... Devi rispondere. Ormai sei un ammetto. Ehi, ma non con ghiaccio, te ci metti dentro il ghiaccio, fai male. Como, manca di questa. Con sta pioggia e questo vento, chi è che bussa il tuo convento? Scemo, no. Oh, che stupido. Sto fermo. Palla difficile, eccellenza. Tradisca! Tradisca, senti questa! No, la tradisca, no! No! Tradisca, per la forza! Lasciatela stare, la gradisca! Basta, basta, prendo! Tradisca, non è per via! Tradisca, vieni qua! Volete che mi ammazzo a te?
chi è? Ma cos'è? Non lo so. Guardè, c'è il pavon del conte. Eccolo, eccolo là. Viene giù. Lo prendiamo, ragazzi. Porca che patacca. Ma perché in macchina? Dov'è che andiamo? Qui vicino, zio. Il potere della Zaire. C'è un parente che è venuto dall'America e vi vuol salutare. Ma se mi vuol salutare, perché non è venuto lui qua? E poi chi è sto parente? No, non fare così. Apri, Titta. No, apri. No, non apro. Ego sum resurrectione vita, misericordia in me. Etsi antimortus fue in vive, et aris, Paolo, è svenuto. Aria, Paolo, guarda, lo si sente male. Portatelo al casino. In nomine Patris et Filii et Spiritui Sancti. Fatti il segno della croce, papà. Mettere a posto. E gli orfanelli? Thank you.
Ma mi braccio, Mario! Permesso, permesso! Ci si muove più due lacrime! Austriere al pistolo! E con il piede e con la paglia, dico... Siate felici, a battipaglia! Ma quando sei ubriaco, fai anche le bambine! Ma che occhio l'ultimo! La gradisca, sposi, se ne va! Ti avevamo detto, noi qualche volta ti abbiamo fatto arrabbiare, ma adesso che te ne vai ci dispiace tanto, ecco. Ci mancherai molto. Evviva gli sposi! Il silenzio è d'oro, una parola è d'argento, amano gli sposi di felicità a dicendo. Dov'era la sposa? Là davanti. La nostra gradisca ci lascia, se ne va perché ha trovato il suo Gary Cooper. Oddio, Gary Cooper è un cowboy e Matteo un carabiniere, ma l'amore è sempre l'amore. Buona fortuna, gradisca. Good luck! E viva gli sposi! Gli sposi, voi avete oggi coronato il vostro bel sogno d'amore, ma avete anche un gioioso dovere da compiere. Ma studei, corpate! Per la vostra famiglia, per la chiesa, per la patria. Adesso che siamo qui in compagnia, dobbiamo tutti prima di andare via! Viva, gradisca! Fotografia, fotografia! Alza così! Adesso facciamo una fotografia che spacca tutto! Lo specchio, Farina! Si dietro la sposa! Forza, che fotografia facciamo adesso! Guarda la nostra Minola! Ma cosa fai? Piangi? Sei matta? Non piango più! Ecco così, più stretti! Il carabiniere lì, tirati un po' più indietro! Porca via! Ecco, prendi la luce. Fermi così. Ehi là, ma piove. Un bel sorriso. Vasa così. Che facciamo un altro? Permesso. Ma che fai? Ne crolli addosso, ubriacone. Anch'io. Sono troppo buio. Andiamo al sole. Venite tutti fuori di lì. Levate il vostro pinto lì. Ecco, vediamoci qua. Formate un bel gruppo. Ho fatto un'altra poesia che dice così: anche se il mondo è pieno di roba bella, è pieno di paesi che ti piacciono anche di più del mondo. Ma come ti fa bene a te, così ti lava. Oh, è Dio! Alzati! È Dio! Non piove più! Metti di sirene! Esca giù! Suona! Sposa bagnata, sposa fortunata. Diciamo così, da qui fino alla nostra patria. Viva l'Italia! Viva l'Italia! Viva! Viva dentro la tua testa. Grazie. Questo posto diventa il più bel grazie posto del mondo. Ma come farai? Ma come farai a stare lontana dal borgo? Vi saluto, andate a casa, vi saluto. Mi saluta! Quattro minestre, due polli, tre metri di sagittio e una candela. Ho mangiato! Quattro minestre! Naso! Naso! Io vado a casa! Aspettami! Che non sta con te! Aspettami, Pandacca! Guido! Io vado a casa! Thank you.
Grazie.